bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. In apertura la cronaca, due arresti in 24 ore per un uomo catanese di 31 anni. Ai domiciliari, i carabinieri del nucleo operativo di Catania Fontana Rossa hanno arrestato il catanese responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio in via Capopassero. L'uomo era stato notato dai militari con un borsello a tracolla che armeggiava in maniera inequivocabile. Sottoposto a controllo si è verificato il contenuto, ovvero 53 dosi di cocaina, 65 di crack e 52 di marijuana. L'uomo era stato posto subito ai domiciliari, ma meno di 24 ore dopo lo stesso è stato beccato in strada nel quartiere del villaggio Sant'Agata. Così, pizzicato nuovamente, è stato condotto ancora ai domiciliari in attesa di giudizio. Continuiamo con la cronaca. Nell'ambito di verifiche ad abitazioni ed attività commerciali, i carabinieri di Catania Piazza Dante, coadiuvati dal Reggimento Sicilia e dai tecnici dell'Enel e dell'ASP, hanno denunciato quattro donne tra i 28 e gli 86 anni per furto aggravato di energia elettrica. Inoltre, sanzioni per problemi sanitari in macellerie di via Acquicella e via Plebiscito, ed anche un panificio è stato sanzionato in via San Giuliano perché è collegato anch'esso abusivamente alla rete elettrica. Continuiamo, altro arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga, questa volta a San Gregorio di Catania, dove un 21enne era all'interno di un'auto che emanava un forte odore acre di marijuana. Il ragazzo ha subito negato ai militari il possesso di droga, ma dopo un approfondito controllo i carabinieri hanno trovato ben 128 dosi pronte per la vendita al dettaglio all'interno del bagagliaio dell'auto. Adesso passiamo al maltempo in Sicilia. Nei giorni scorsi, questo è il report dei Vigili del Fuoco, 32 interventi effettuati, 4 interventi in corso ed ancora molti interventi in coda, questo è il report a stamane. Le zone più colpite sono Catania e Mister Bianco, interventi prevalentemente di soccorso di persone ed auto in panne, allagamenti ed altri danni causati dalla pioggia. Adesso passiamo al protocollo d'intesa firmato a Malta tra il College McCast ed il Comune di Acireale nell'ambito del progetto del GAL Terre di Aci denominato MEN, che porterà 60 giovani siciliani a lavorare a Malta e 40 maltesi in Sicilia. Le interviste all'ingegner Stefano Alì, sindaco di Acireale, e dal dottor Alfio Licciardello, dirigente dell'area amministrativa, nonché vice segretario comunale. Italia Malta Acireale EBCAST, una scuola di prestigio, una istituzione importante e un'opportunità per i nostri giovani. Ma sì, questo progetto su cui abbiamo pensato prima di presentarlo per trovare qual era il migliore indirizzo da dare, è proprio per la possibilità di creare da una parte una relazione migliore con Malta, che rispetto alle altre realtà che ci circondano è molto più vicina, cioè Roma è molto più distante visto la nostra insularità e i problemi di comunicazione che ci sono, mentre in aereo si arriva in mezz'ora a Malta. Ci sono già tantissimi siciliani che operano su Malta, tantissimi acesi, e quindi creare una relazione più forte sia per i maltesi venire in Sicilia, sia per i siciliani trovare un'occupazione, uno sviluppo anche temporaneo di attività per una crescita professionale qui a Malta. E l'altro aspetto è proprio questo, quello per i ragazzi, per dare a loro una maggiore capacità di inserimento nel mondo del lavoro, perché intanto il progetto prevede sia agli studenti maltesi di venire in Italia e quindi conoscere meglio la nostra realtà e creare anche un hub in Sicilia, ma anche per gli studenti siciliani venire a Malta, dove oltre a una crescita professionale specifica secondo il tipo di attività di tirocinio formativo che scelgono, anche la possibilità di conoscere meglio l'inglese, che oggi è uno strumento assolutamente necessario per potersi inserire nel mondo del lavoro in tantissimi settori. Quindi credo che questo sia un progetto veramente importante, un progetto
che dà anche una visibilità alla nostra città al di fuori addirittura dello spazio nazionale, e quindi spero di poter a breve dare l'avvio alla selezione dei ragazzi. Già tantissimi mi hanno chiesto informazioni maggiori in dettaglio su come potrà avvenire lo sviluppo di questo progetto, perché credo che sia importante per i nostri ragazzi e possa garantire uno sviluppo lavorativo. Dottor Ricciardello, è stato un lavoro costante quello svolto dagli uffici competenti, dall'area amministrativa, ma anche dal GAL. C'è un impegno che insomma ha condotto dei risultati. Sì, noi siamo il comune capofila e insieme al GAL abbiamo redatto questo bando che a breve uscirà per la selezione di questi 100 ragazzi, 60 siciliani che andranno a Malta e 40 maltesi che verranno in Sicilia per fare questa esperienza di 6 mesi di attività lavorativa, e quindi a breve sarà pubblicato questo bando e quindi dovremmo poi avviare tutta l'attività selettiva. Una nuova metodologia diagnostica di tumori basata su biopsia liquida, la nuova strategia per la rilevazione di sequenze di DNA e di proteine nel sangue di pazienti affetti da tumore, sarà realizzato nell'ambito di un gruppo di ricerca internazionale che vedrà l'Università di Catania in prima linea. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato, che dimostra eccellenza scientifica, qualità ed efficienza della nostra proposta, ha affermato il professor Giuseppe Spoto, ordinario di chimica analitica. E adesso passiamo alla celebrazione a Caltanissetta della giornata in memoria delle vittime delle miniere. Vediamo il contributo. Mi avete consentito di accendere un riflettore su una delle pagine più vergognose della storia siciliana, della storia contemporanea, quella dello sfruttamento di tanti esseri umani, giovani, ragazzi e meno giovani. Una pagina sulla quale abbiamo tutti il dovere di promuovere la conoscenza, soprattutto fra i ragazzi della scuola. Una pagina che ci insegna ad avere rispetto per gli altri, soprattutto per i più deboli, per gli emarginati. L'obiettivo del governo è quello di predisporre un piano di recupero delle miniere regionali dismesse in Sicilia, ma in particolare la Trabia Tallarida, che è la più integra in un certo senso. Sì. Nei nostri programmi di governo già indicati 2 anni fa, deve tornare ad essere un museo, proprio perché chi viene da fuori e noi stessi che abitiamo in Sicilia possiamo ripercorrere le tappe che hanno segnato un lungo calvario umano, ma anche una straordinaria opportunità economica. In chiusura, la consegna a Palazzo degli Elefanti di Catania dell'elefantino d'argento a Celestino Frolard, un eroe dei nostri giorni che durante il nubifragio del 26 ottobre scorso ha salvato in Vietnea una donna che stava per essere travolta dalla furia delle acque, con coraggio in questa situazione particolarmente pericolosa. Sentiamo le parole del sindaco Salvo Pogliese. Era un gesto doveroso a nome di tutta la città di Catania, per esprimere la gratitudine, la riconoscenza nei confronti di una persona come Celestino, che ha dimostrato grande altruismo, ha dimostrato anche grandissimo coraggio. È un eroe dei nostri tempi. Troppo spesso si abusa di questo termine, associandolo a persone che non meriterebbero di essere considerati tali. Credo che nel caso specifico Celestino se lo sia meritato, salvando Daniela all'interno di un contesto drammatico quale quello che Daniela ha vissuto, e quindi era giusto che la città di Catania desse questo riconoscimento, e siamo felici di aver conosciuto una splendida persona con la sua splendida famiglia, con le 2 bellissime bambine, con sua moglie, con la sua cognata, che per la prima volta hanno visitato il Palazzo degli Elefanti, la casa di tutti i catanesi, il Salone Bellini che abbiamo aperto proprio per dare questa riconoscenza a Celestino, che certamente merita grande affetto, grande stima e grande gratitudine da parte di tutta la città di Catania.
E con questo era tutto, vi ringrazio per averci seguito. Buon proseguimento.